Comics La Festa è partita, al via la 5 giorni di giochi e fumetti a Lucca, centro storico invaso dagli appassionati, grande dispiegamento di forze dell'ordine. Un Halloween da tutto esaurito, successo ovunque per la notte del 31 ottobre, folla alla storica festa di Borgo Ammozzano, a Monte Carlo, ma anche alla prima edizione di Halloween ad Alto Pascio. Lo sport, Lopez conferma gli 11 del derby, a Viterbo i rossoneri scenderanno in campo con la formazione che ha superato la Carrarese. Ok, Viareggio e Forte tornano a vincere, i bianconeri superano Correggio 2-0 al Pala Barsacchi, vittoria esterna per il Forte sul campo del Giovinazzo. Bentrovati a questa nuova edizione della TG Noi, quindi è partita l'edizione 2017 di Lucca Comics e Games, tantissime persone hanno preso d'assalto la città di Lucca, gli appassionati di giochi e fumetti, subito grandi eventi nella prima giornata della manifestazione, tutto sommato traffico sotto controllo in questo inizio di Comics. Vediamo il servizio. Un avvio in grande stile, è di 47.000 biglietti venduti, almeno 100.000 presenze in centro storico, il bilancio del primo giorno di Lucca Comics and Games 2017. Ad aprire la giornata, la tradizionale cerimonia di inaugurazione alla presenza delle massime autorità civili e militari. Per il virtuale taglio del nastro sono stati scelti i prati di Piazzale Arrigoni, dove è stato ricostruito il labirinto che campeggia sull'ingresso del Duomo di San Martino, simbolo della complessità della vita, e che è stato raffigurato sulla maglietta della bimba che appare sul manifesto ufficiale del festival. Dopo il record assoluto della passata edizione con 268.000 biglietti venduti, non sarà facile migliorarsi quest'anno, ma il presidente di Lucca Crea, Francesco Caredio, mette subito le cose in chiaro. Come fine statutario abbiamo quello intanto soltanto di chiudere con un bilancio in pareggio, noi non deve costare nulla alla città, anzi qualcosa portiamo mi sembra alla città, poi il resto, i miei numeri sono soltanto quelli di bilancio, i record non ci interessano sinceramente. Tanti, tantissimi gli eventi e le novità di questo primo giorno. Piazza Santa Maria per il primo anno ospita il festival e lo fa in maniera spettacolare con tre grandi padiglioni dedicati ai videogiochi ricchi di colore, musica e ambientazione. Tra le curiosità che abbiamo scovato vi segnaliamo lo stand dell'Agenzia Spaziale Italiana ospitato nel padiglione di Net Addiction in Piazza San Giusto, dove la fantascienza incrocia la scienza e in particolare il futuro davvero molto vicino della colonizzazione di Marte. Nella chiesa dei Servi la Self Area, tanti gli espositori e davvero tantissimi lettori che si avvicinano alle case editrici indipendenti. Ad animare la prima giornata la solita coloratissima marea di cosplay, ma anche una rappresentanza del Carnevale di Viareggio con un gruppo di artisti della Compagnia del Carnevale che hanno letteralmente conquistato il pubblico di Piazza San Michele con i loro costumi e le travolgenti coreografie. Giovedì, secondo giorno, tra gli ospiti più attesi Robert Kirkman, il creatore della saga fumetti The Walking Dead, e poi all'Area Music i mitici Oliver Onions. E vi ricordo, per saperne di più sui comics, il TG Comics in onda ogni sera alle ore 21, alle ore 23.15, a mezzanotte e alle 8 del mattino successivo. Ma andiamo a vedere anche altri aspetti dei comics riguardanti la città di Lucca, traffico e sicurezza. Primo giorno di comics e primo giorno di arrivi a Lucca per gli appassionati di giochi e fumetti. La giornata è iniziata con le code nella zona di Porta Santa Maria, via Barsanti e Matteucci, e sulla bretellina da Monte San Quirico, a causa del massiccio afflusso di auto verso il parcheggio delle Tagliate. Il traffico, a metà mattinata su questa parte di circonvallazione, è andato quasi in tilt, ma si è trattato di un disagio molto localizzato. Nel resto della città i disagi sono stati tutto sommato limitati. Come da prassi è stato chiuso il tratto di circonvallazione tra la rotatoria all'inizio di Viale Europa e la stazione ferroviaria per garantire la sicurezza dei pedoni che arrivano in centro dalla stazione. Rallentamenti al traffico ci sono stati proprio su Viale Europa, ma in realtà è una situazione che si ripete molto spesso anche al di là dei comics.
Nella prima giornata della manifestazione, ciò che è saltato all'occhio è stata soprattutto la massiccia presenza delle forze dell'ordine ai varchi di accesso della città. Controlli ovunque e New Jersey posizionati davanti alle porte allo scopo di scoraggiare eventuali azioni terroristiche. Il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza era già scattato l'anno scorso, ma è stato ulteriormente aumentato quest'anno, anche in base alle nuove disposizioni entrate in vigore questa estate. Particolarmente affollata Piazza Santa Maria, new entry nella mappa dei comics, dove è stato cambiato l'assetto del traffico per fare posto ai padiglioni di alcune importanti major dei videogiochi. Lasciamo i comics e parliamo della notte di Halloween, il 31 ottobre, grandi manifestazioni in Lucchesia che hanno fatto registrare praticamente ovunque il tutto esaurito. Partiamo dalla storica festa che si è stata celebrata anche quest'anno a Borgo a Mozzano. 17 di Halloween Celebration, una delle più grandi feste del 31 ottobre in Italia. Quest'anno la manifestazione ha visto un servizio d'ordine davvero imponente, con il posizionamento di New Jersey ad ogni varco e la presenza massiccia delle forze dell'ordine. Anche il traffico non ha subito disagi, se si esclude lo stop durante i fuochi d'artificio. Nonostante la serata fosse fuori dal calendario dei comics di Lucca, ha registrato la presenza di un notevole pubblico. Dopo un inizio piuttosto incerto, dopo le 20 c'è stata l'invasione. Halloween Celebration quest'anno è giunta alla sua 24esima edizione. Sì, siamo vicini alle nozze d'argento, se così si può dire, un Halloween Celebration più vivo che mai, una grandissima capacità di attrarre persone da tutta Italia e non solo. Nella piazza davanti il comune, come ogni anno, ha preso il via la parte istituzionale e artistica. Dopo il saluto del sindaco, il risveglio della bella Lucida Manzi, interpretata da alcuni anni da Laura Mugnaini, e il successivo incontro con Lucifero, Davide Gennai. Da lì si è formato il corteo che ha attraversato tutta Borgo a Mozzano, aperto dai mangiafuoco guidati da Leandro, che da 22 anni partecipa alla manifestazione. Oltre alle forze dell'ordine c'erano anche molti steward e tanti volontari, l'associazione dei carabinieri presente con 25 unità e poi il fondamentale contributo della Misericordia di Borgo a Mozzano per l'occasione, coadiuvata da altre misericordie della zona presenti con oltre 100 volontari e alcune unità di emergenza mobile all'interno della manifestazione. Alla fine, come ogni anno, la bella Lucida è salita sul monumentale Ponte del Diavolo per l'ultimo abbraccio con Lucifero, prima di essere gettata nelle fredde acque del Serchio. E poi l'ira del diavolo, manifestata con uno straordinario spettacolo pirotecnico. Adesso ci spostiamo nella Piana di Lucca per la prima edizione dell'Alto Pascio Halloween Horror Festival. Una grande folla ha decretato il successo della prima edizione dell'Alto Pascio Halloween Horror Festival. Circa 10.000 persone, secondo le stime del comune, si sono ritrovate nella città del Tau per celebrare tra brividi e risate la notte più horrorifica dell'anno. Tanta gente nei bar, nei ristoranti e nei negozi, grande affluenza al mini tunnel gratuito riservato ai bambini che è stato visitato da circa 3.000 persone. Poi musica, mercatini e spettacoli itineranti fino a mezzanotte, con il centro storico di Alto Pascio che è stato letteralmente invaso da famiglie, bambini mascherati e figuranti. Questa sera abbiamo voluto portare Alto Pascio Halloween, è un altro appuntamento importante per portare avanti quello che è il nostro obiettivo, il nostro scopo, ovvero valorizzare Alto Pascio e renderla sempre un paese più vivo e partecipato. La serata è stata organizzata da BSM Eventi insieme al Comune e visto il successo ottenuto non c'è dubbio che sarà replicata anche il prossimo anno. E passato Halloween, Alto Pascio si appresta già ad iniziare la lunga volata verso le festività natalizie. Oltre 10.000 persone anche a Monte Carlo per la decima edizione della festa di Halloween, lo ha reso noto il sindaco Vittorio Fantozzi spiegando che si tratta di un record assoluto di presenze. La manifestazione, pensata per le famiglie e i più piccoli, non ha fatto registrare alcun disagio o intoppo grazie al nuovo piano della sicurezza realizzato dagli organizzatori ed approvato dalla prefettura. I proventi della manifestazione, caso unico in Lucchesia, andranno tutti nell'opera di volontariato portata avanti sul territorio dalla centenaria confraternita di Misericordia.
Lasciamo anche Halloween e torniamo a parlare del referendum per la fusione dei tre comuni in Garfagnana. Sono intervenuti i sindaci dei tre comuni coinvolti dicendo che il risultato del referendum è stato a favore del sì e quindi la fusione si farà e va avanti. Vediamo. Al referendum ha vinto il sì e quindi non c'è motivo per non procedere con la fusione dei tre comuni di San Romano, Fosciandola e Pieve Fosciana nel nuovo comune di Appennino in Garfagnana. Lo dicono in un comunicato i sindaci dei tre comuni, Mariani, Lunardi e Angelini, rispondendo così a chi nei giorni scorsi aveva sottolineato come la vittoria del sì nella consultazione referendaria con il 52% dei voti non fosse stata certo nettissima. I numeri nudi e crudi sono che in due comuni ha vinto il sì e in uno ha vinto il no, scrivono però i tre primi cittadini. E quindi la maggioranza dei votanti si è espressa per il sì e solo la minoranza per il no. Ci dicano quindi perché non si dovrebbe completare la fusione dei nostri tre comuni, visto che la maggioranza dei cittadini ci ha dato mandato per farla. Quindi avanti con la fusione. E i tre sindaci spostano la sfida con il fronte del no al successivo voto per eleggere il primo sindaco del nuovo comune. Vedremo allora, concludono Mariani, Lunardi e Angelini, se l'estrema sinistra, la Lega Nord ed i Grillini riusciranno ad amalgamarsi e presentare una lista in grado di sconfiggerci politicamente. Ci spostiamo adesso al Lido di Camaiore per un'iniziativa che ha visto gli imprenditori andare a lezione di turismo. Quali prospettive ci sono per il turismo? Come intercettare i nuovi clienti? Come fidelizzarli? Quali strategie adottare per ottimizzare risorse e spese? Se ne è parlato all'Hotel Bracciotti, all'Educational, organizzato dall'ABC, Associazione Albergatori Balneari e Commercianti di Lido di Camaiore, al quale hanno partecipato operatori del turismo di tutto il comprensorio versiliese. Al corso erano presenti anche il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, e la presidente degli albergatori del Lido, Maria Bracciotti. Uno dei nostri motti è chi non si forma si ferma. Partiremo proprio da oggi, dal 30 di ottobre, una serie di incontri interessantissimi per gli operatori turistici, di formazione, quindi di marketing applicato sull'ospitalità in genere, non soltanto naturalmente per gli albergatori, ma per tutta la filiera turistica, per i balneari, per i commercianti, per gli agenti immobiliari. C'è un 50% di qualità e di successo del sistema turistico che dipende sicuramente da quanto le amministrazioni sono in grado di programmare, di fare ovviamente servizi di qualità, mi riferisco anche soprattutto al servizio di raccolta rifiuti ma anche semplicemente alla manutenzione dei luoghi. C'è poi un 50% di successo del sistema turistico che invece dipende dai nostri operatori, cioè dai sorrisi e dagli occhi di coloro che stanno nelle reception degli alberghi, a fare camerieri nei ristoranti oppure negli stabilimenti balneari della nostra costa o anche nelle zone e nei bed and breakfast dell'entroterra ad accogliere i turisti. È tutto per la cronaca, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.